19:56, arrivo a Chioggia per la partita che potrà decidere una stagione. Come si sente il nostro atleta? Finalmente partite importanti, un pochino di sana ansia e niente, sono carico. Dunque ragazzi, eccoci, finalmente giunti al palazzetto di Chioggia per assistere al big match. Yeswork Valley Rovigo, affronterete i terzi della classe quest'oggi e c'è un campionato a rischio. Bisogna veramente fare una prestazione super per mettere un'ipoteca su questo campionato e prolungare le speranze in vista del prossimo match contro il Pernumia per la vittoria del titolo. Sì, manca pochissimo alla fine del campionato, quindi dobbiamo dare tutto, dobbiamo dare il massimo fino alla fine, mancano pochissime partite. È anche bello il fatto che siano importanti, perché abbiamo qualcosa da giocarci fino alla fine ed è bello avere ancora queste cose in ballo. Ricordiamolo, all'andata non trovasti il gol, lo trovasti in amichevole, fu la tua prima con il Rovigo quest'anno. Oggi qual è il tuo obiettivo? Oggi ancora più delle altre volte quello che conta è vincere, perché è fondamentale appunto per vincere il campionato. Com'è andata la settimana di allenamenti? Arrivi comunque da un bellissimo gol, quello visto in finale contro il Ponte San Nicolò. Comunque vorrei mettere a segno un altro gol, meno 3 per arrivare ai 30. Sì, sicuramente sarebbe un bel obiettivo raggiungere 30 gol e fare gol al Valli, a cui non ho fatto gol all'andata. Però sì, dai, la settimana è andata bene, gli allenamenti sono andati bene e veniamo da una bella partita contro il Ponte San Nicolò dove penso che tutti abbiamo fatto una bella prestazione. E allora noi adesso siamo pronti per andare dentro con la prima rubrica di giornata, hashtag domanda, per chiedere tutto quello che vorrete a FDM, che al prossimo video forse risponderà. Prima domanda da parte di user-fd1 e mi rifiuto di leggere il resto. Fabio, ma qual è il tuo idolo del calcio a 5? Ce ne sono sicuramente tantissimi che stimo, come Marcelinho, Cuzzolino, Fortino. Però diciamo un po' per lo stile di gioco, un po' per l'età, io sono un grande fan di Antonino Esgro e quindi lo vorrei imitare, magari essere così tecnico come lui, ed è fortissimo secondo me. Diciamo, io sono tecnico però lui è più skillato. Secondo quesito di giornata da parte di Johnny Files, che ti dice: visto che mancano pochissime partite alla fine dell'anno, 3, aggiungerei io, cosa farai l'anno prossimo? Rimarrai al Rovigo pure se non andrete in C2? PS, siete i miei idoli. Non lo so ancora, sicuramente sono molto affezionato a Rovigo, a questa squadra, ai miei compagni. Ancora non lo so per quanto riguarda l'anno prossimo, intanto pensiamo a finire l'anno in bellezza e puntando a vincere il campionato, adesso penso solo a questo. Ed ora accantoniamo le domande, introduciamo la seconda rubrica di giornata, hashtag esultanza. Infatti deciderete voi l'esultanza che farà l'uomo alla mia sinistra. E allora andiamo a vedere quali sono le proposte per questa giornata. Prima richiesta da parte di Diego Esposito, 7136, il mitra di Batistuta, se lo fai sei un grande. Bella esultanza. Vintage, sì. Simone Peverada, 4-5-4-2, invece ti dice la maschera di Lingard col cuoricino. Questa è molto bella, questa potenziale vincitrice, lo dico subito. Invece Alex Ordu, 1-0-3-5, ti dice: fai l'esultanza di Follow Runcio, ti prego, siete dei grandi. Che in realtà questa non la conoscevo, però anche questa è molto molto bella, l'ho scoperta ora, però questa casa. Ultima richiesta di giornata da parte di Sguizzi, trattino basso 3-3-4. Fabio, puoi fare l'esultanza di Di Marco? La puoi fare? Anche questa bella, anche questa casa. Però comunque tutto abbastanza tranquillo, le esultanze non ci sono quelle, non so, super imbarazzanti. E allora adesso andiamo a ricapitolare le proposte che ci sono arrivate questa giornata al fine di identificare quella che sarà l'esultanza per Fabio Di Mauro. Opzione A, il mitra di Batistuta. Opzione B, la maschera di Lingard. Opzione C, l'esultanza di Fono Ruscio. Opzione D, l'esultanza di Di Marco. Quali inizia a togliere delle quattro? Oh, la prima che tolgo, non so, motivo mi piace un po' di meno, Batistuta. Non mi piace tanto, preferisco le altre. La seconda che escludo è quella di Di Marco. No, quindi è escluso l'opzione A e l'opzione D, restano la B e la C. Sì, anche questa è una scelta tosta. Ho una leggerissima preferenza per quella di Lingard. Beh, quella più facile. No, secondo me è quella più bella. È la tua risposta definitiva? L'accendiamo? Accendiamo quella di Lingard, sperando poi di segnare, perché oggi non è facile per niente. Impressioni sul campo? Il campo è bello, ma comunque ci avevo già giocato in un amichevole all'inizio. È un bel campo, dai. Abbastanza piccolino, può essere positivo. E allora ragazzi, eccoci finalmente giunti sul parquet del palazzetto di Chioggia per assistere al terz'ultimo incontro di questo campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi big match, Yeswork Valley Rovigo, una partita da non sbagliare per i ragazzi di Mister Gonzato, che si trovano a più 2 sui padroni di casa, a meno 2 invece dal Pernumia. Quindi oggi perdere o comunque pareggiare rappresenterebbe una sconfitta, probabilmente la sconfitta più grande, ovvero la perdita definitiva di questo campionato di futsal. Padroni di casa che, ricordiamolo, nell'ultimo incontro in campionato hanno fatto molto bene, hanno vinto per ben 12-2 contro la Juvenile a Padova. Sono tra l'altro il primo miglior attacco della stagione assieme al Rovigo, 103 reti realizzate, solamente 44 subite. Terza miglior difesa dalla parte opposta, stesso epilogo per i Merengues, 103 appunto le reti realizzate, solamente 39 quelle incassate. Seconda miglior difesa del campionato. Per Fabio e compagni sicuramente smalto ritrovato, soprattutto a fronte dell'ultimo incontro in campionato vinto in casa per 9-0 contro il Futsal Est SME. Non di meno il trionfo in Coppa che ha portato il primo trofeo in stagione a
mister Gonzato e tutta la dirigenza che è riuscita a espugnare per 4-0 il Ponte San Nicolò nella bellissima struttura del Belbotè Arena in provincia di Padova. Nel match d'andata fu una partita estremamente ostica e Lorovigo riuscì a vincere dopo il 2-0 maturato nei primi 30 in favore degli ospiti. Bellissima poi la reazione di Fabio e compagni, conosciamo tutti, 6-1. Questo è il risultato nei secondi 30 che ha decretato poi in definitiva il 6-3 per Fabio e compagni. Ed infine per il discorso capocannonieri, per i padroni di casa troviamo Marco Sambo, 29. Le reti realizzate per lui fino ad ora, un vero e proprio fattore, il quarto miglior goleador di questa serie di Rifuzza. Dalla parte opposta, due gradini più in basso, troviamo Fabio Di Mauro, miglior capocannoniere per il Lorovigo fino ad ora, con 21 reti messe a segno, 27 se si vanno a sommare anche quelle in coppa. E allora noi adesso non abbiamo null'altro da aggiungere, ci andiamo a sistemare con tutta la nostra attrezzatura per augurarvi un bello spettacolo e vedere quale sarà l'epilogo di questa sfida. E dunque eccoci finalmente all'interno del palazzetto dello sport di Chioggia per seguire assieme il big match che vedrà contro Yesork Valley Rovigo. Una partita da non fallire per Fabio e compagni, quest'oggi chiamati al successo, per poi provare a centrare un successo ancora più grande settimana prossima contro il Pernumia. Intanto vediamo la classifica, più 2 per i ragazzi di Mister Gonzato sui padroni di casa, meno 2 invece appunto dai primi della classe, uno Yesork Valley che nel girone di ritorno non ha fatto benissimo, ha perso tanto terreno e ora sono 4 le distanze che separano appunto la squadra di Chioggia dal Pernumia. Insomma, serve un miracolo per i ragazzi di Mister Tiozzo, che oggi si schierano così: con Bullo in porta, difeso da Renier, laterale destro il capitano Marangona, a sinistra Alessandro Sambo e come pivot Marco Sambo. Dalla parte opposta per il Lorovigo troviamo Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Sherrud, a sinistra Fabio Di Mauro e come pivot Garofalo. È tutto pronto ormai, si attende solamente il fischio del direttore di gara, la concentrazione del quarto capocannoniere del campionato Marco Sambo. Fischia il direttore di gara e si parte con lo scarico all'indietro di Garofalo, direzionato Morello, tocca a corto Sherrud per Fabio Di Mauro che va sul secondo palo, dove arriva chi se non lui, Raffaele Garofalo, che dopo soli 37 secondi di gioco la sblocca, porta avanti i suoi con il suo 26esimo centro in questa stagione, 19 in campionato. Rivediamo quanto accaduto dal replay: Sher all'indietro per FDM, tiro cross direzionato in quella zona di campo dove c'è sempre un giocatore, generalmente con la numero 10, che porta avanti i suoi, Raffaele Garofalo. Intanto 16 in stagione per quanto concerne gli assist da parte di Fabio Di Mauro, ma torniamo in campo perché c'è Sambo che prova il rinvio, Sherrud si riappropria del pallone, la gioca per il Poccio, il destro Bullo chiamato a rispondere, poi attenzione, forse un fallo su Marangon, la palla è ancora viva proprio per Marco Sambo che prova a girarsi, 3 contro 2, chiude il Poccio, poi arriva anche Garofalo, il ripiego difensivo, fallo laterale per lo Yeswork, Sherrud, Ezechiel Morello cerca una soluzione, poi torna a sinistra per Sherrud, dentro FDM che preferisce girare palla, sempre con la collaborazione di CR7, Garofalo, Di Mauro, Sherrud! Che azione hanno fatto i ragazzi del Rovigo qui! Rivediamo dal nostro replay, giocata da manuale del futsal, Sherrud, Garofalo, Di Mauro con la suola, col terzo occhio va a pescare il 7, che calcia a lato! Sarebbe stato veramente il gol dell'anno per il Rovigo, vicino al 2-0, che non arriva ancora, ma torniamo ora in campo perché c'è tutta una partita da giocare con Morello che va per Fabio Di Mauro. Chiuso, allora va a sinistra dove arriva CR7, Sherrud cerca il dribbling e danni di Marco Sambo che capisce tutto, prova a ripartire il 7 che cerca spazio e prova il destro sul fondo, fortunato qui il Lorovigo, non ha capitalizzato al meglio la prima palla gol, Marco Sambo. Morello va a sinistra per Sherrud che si guarda intorno, poi va a pescare Fabio Di Mauro, il tunnel su Alessandro Sambo, arriva anche Renier a contenere il 9 del Rovigo che si riprende la sfera, ma solo per un attimo perché il 10 di Chioggia non ci sta, innesca dalla parte opposta Marco Sambo che cerca Alessandro, palla troppo lunga per fortuna del Rovigo. Bullo lunghissimo a cercare Marco Sambo, la sforbiciata del Poccio, tocca anche Sher, ripulisce FDM che va da Garofalo, suola il suo destro, para Bullo, Fabio Di Mauro su respinta e arriva il gol di FDM al 7° minuto del primo tempo grazie al suo 28esimo centro in stagione, 22 in campionato, porta le distanze a più 2 e ora anche l'esultanza, la maschera di Lingard, bellissima trama di gioco, l'hanno toccata più o meno involontariamente tutti i giocatori dei Merengues. Rivediamo il destro del 10 neutralizzato da Bullo, nulla però potuto sul secondo tentativo, quello di Fabio Di Mauro, veramente una conclusione chirurgica perché occupa veramente bene tutto lo specchio il 20 dello Yeswork, ma la palla bacia il palo e si perde in fondo al sacco. Bellissima la conclusione del 9 e del capocannoniere della squadra di Mister Gonzato che ora tocca un nuovo pallone, va dal Poccio, da queste a Garofalo che perde il duello con Renier, se la va a riprendere Alessandro Sambo che va da Marco, da questi al 6 che torna a sinistra sempre per Alessandro. E poi forse un tocco con la mano secondo il direttore di gara, ravvisato da parte di Fabio Di Mauro che dice l'ho presa praticamente con la parte attaccata al corpo. Rivediamo quanto accaduto.
E qui sì, abbastanza involontario l'intervento, comunque ci può stare il calcio di punizione, amplia il volume del proprio corpo FDM. Ora attenzione a questo calcio di punizione. Sul punto di battuta troviamo Marco Sambo, che pare intenzionato a calciare, parte il 7, para Sherrud e poi il numero 6, il neoentrato Perini, sul fondo, per fortuna dell'Orovigo. Fabio Di Mauro, dentro per il Pocio, vuole nuovamente palla il 9, lo accontenta il 14, che va da Sherrud, il suo destro, un'altra giocata da Urlo di FDM, ora contenuto da Perini, deve ritornare all'indietro FDM, appunto, che va da Eze, che cerca di sfidare tutta la difesa, fa fuori Sambo, fa fuori anche Perini, che poi torna su di lui. Bullo riacquisisce il possesso, rivediamo intanto la giocata precedente da Urlo di Fabio Di Mauro, oggi on fire, il tunnel ai danni del sede dello Yeswork, poi Sherrud non è riuscito a bucare, Bullo ci è riuscito per due volte all'andata, vediamo se oggi ci riuscirà. Intanto Morello dentro Garofalo, e sono addirittura 3, incredibile, in questi primi 12 il Rovigo è avanti di 3 reti, 27 in stagione per Raffaele Garofalo, 20 in campionato, adesso diventa veramente proibitiva la distanza tra le due squadre. Rivediamo il classico giochetto del Pocio, che va a bucare sotto le gambe Renier, sul secondo palo c'è ancora una volta lui, Raffaele Garofalo, che ne fa 3 praticamente fotocopia, con il ponte San Nicola incluso. Intanto calcio di punizione, Morello dentro Garofalo, perde l'anticipo, riacquisisce Marangon, che va a innescare dalla parte opposta Penso, la riapre subito lo Yeswork Valley grazie a Luca Penso, che aveva trovato il gol anche all'andata, questa volta ne trova un altro, il decimo del suo campionato. Rivediamo qui comunque il malinteso tra il 14 e il 10, poi il pallonetto è veramente assurdo da parte del 16 dello Yeswork, che si scatena quando vede i colori dei Meringues. Intanto Sherrud dentro Fabio Di Mauro, che va a destra per il Pocio Morello, chiamato a rispondere ora il Rovigo, che si è un po' rilassato, con Garofalo che va al destro, esterno della rete. L'errore da non commettere è quello di sottovalutare una partita potenzialmente già chiusa. Intanto Penso ancora col destro, la palla tocca il palo e si perde sul fondo, ha rischiato tantissimo qui il Rovigo. Andrea Marangon, occhio in avanti a cercare Zennaro, che la domestica col petto, la mette giù Lotto che calcia e c'entra la porta, e clamorosamente lo Yeswork si porta a meno 1. Lo dicevamo pochi istanti fa, l'errore da non fare era quello di rilassarsi, ed è proprio quello che hanno fatto i ragazzi di Mister Gonzato. Intanto terzo centro in stagione per Andrea Zennaro, un giocatore non particolarmente avvezzo al gol, ma questa volta l'ha fatto splendido. Rivediamo il lavoro sia sul Pocio Morello che su Alino Loato, riesce a girarsi in un fazzoletto e la mette proprio lì dove Mirko Pasello non può nulla. Ora c'è il cambio, fuori Fabio Di Mauro, dentro Eman Sherrud, perplesso il 9 del Rovigo in panchina. Calcio di punizione intanto con CR7, Sherrud che carica il destro, Bullo dispone la barriera, parte il giocatore con la 7, pare il 20, poi Chinaglia, Guaraldo, Sherrud carica nuovamente la conclusione, respinta dalla retroguardia avversaria. Sambo contro Guaraldo, ottimo il numero del 7, che va da Zennaro che lo vuole rifare, para Loato e poi Chinaglia rinvia, si siede praticamente in panchina il capitano. Ultimo giro di lancette di questa prima frazione di gioco, con Guaraldo che va da Sherrud, da questi a Ligno, sguscia via su Zennaro, attenzione al 4 che verticalizza per il 17 che torna da Ligno, Loato, sono 4 per il Rovigo, 8 in stagione per il giocatore con la 4 sulle spalle, 6 in campionato, e ora il Rovigo torna a più 2 sullo Yeswork, un gol importantissimo, non aveva mai segnato nel girone di andata Loato, si era riservato gol importanti per quello di ritorno. Rivediamo comunque l'azione ben congegnata col capitano, i due si trovano alla perfezione, ci hanno già incantato nel match di Coppa contro la Mediatek Cluparense in semifinale, quest'oggi lo hanno rifatto. Intanto termina il primo tempo che dice 4-2 per il Rovigo, un Rovigo che sta facendo la voce grossa, ma deve evitare quelle defaianze che potrebbero portarlo ad autodistruggersi, lo sa Mister Gonzato, l'obiettivo è quello di vincere per giocarsi il tutto per tutto settimana prossima contro il Pernumia, giocarsi una stagione, ma c'è tutta una ripresa prima da giocare, e allora andiamo a vedere come finirà. Dunque eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio al palazzetto dello sport di Chioggia dice 4-2 in favore degli ospiti, una partita veramente sensazionale, partita alla grande, approccio super di tutti i ragazzi di Mister Gonzato, che sono riusciti praticamente a sancire quello che è l'epilogo di questa sfida dopo i primi 10, seppur poi dopo hanno rischiato tantissimo, perché lo Yeswork è partito male incassando per l'appunto 3 reti, poi dopo si è ripreso, 2 i gol che hanno portato le distanze a meno 1 per i padroni di casa, che poi dopo sono stati allontanati nuovamente da Lino Loato, che ha congegnato un'azione alla perfezione in combutta con Chinaglia, si trovano veramente benissimo il 17 e il 4, hanno dato l'ennesima conferma quest'oggi, e ora c'è il secondo tempo però per ipotecare questo risultato e per provare a rimanere lì, perché settimana prossima c'è un altro big match, c'è Rovigo Pernumia, l'ennesima partita da non sbagliare, la penultima di questo campionato che potrebbe decidere un'intera stagione. Allora adesso andiamo dentro col secondo tempo e vediamo quale sarà l'epilogo di questa sfida. E dunque eccoci ritornati assieme al palazzetto dello sport di Chioggia per seguire assieme i secondi 30 minuti di gioco tra Yeswork Valley e Rovigo. Lo scoreboard in alto a sinistra dice 4-2 per gli ospiti, ma bisogna continuare così ed evitare i calici
e di concentrazione, quelli che sono costate due reti nel primo tempo, e si riparte con lo scarico all'indietro di Sambo. Proprio Marco Sambo che batterà questo calcio di punizione. Pasello dispone la barriera, pronto ad andare il 7, tocca corto per Ignier che fa partire il sinistro, Pasello prolunga, sarà calcio d'angolo per i padroni di casa. Alessandro Sambo cerca il dribbling su Cerruda, arriva FDM che riconquista la sfera, fa fuori secco l'11, attenzione Di Mauro, 2v2, fa fuori anche Renier, messo giù dal 10, il direttore di gara mano nel taschino, dice Renier si è buttato, non secondo il direttore di gara che estrae il primo cartellino giallo del match ai danni di Enrico Renier. Calcio di punizione, Eman Sherrud, Bullo dispone la barriera, parte CR7, Sherrud chiude le gambe, Bullo poi ci prova il posto, il palo incredibile, ma non è finita ancora, il 14 calcia esterno della rete. Rivediamo quanto accaduto, bellissima la volée del Pocio Morello che aveva calciato benissimo, la palla becca il palo pieno e gli ritorna indietro, poi la sua seconda conclusione non all'altezza della prima, si rimane sul 4-2. Renier gioca al centro, Pasello poi Sambo, alta ad un passo dalla rete del meno 1 do Yeswork, Sherrud dentro per Fabio Di Mauro che cerca Garofalo come nel primo tempo, questa volta però la palla non passa. Bullo tocca a corto per il neo entrato della ripresa Battagin che carica il sinistro deviato da Garofalo, para Pasello poi Sambo, qui la stava combinando grossa l'uno dell'Orovigo, per sua fortuna becca solo la parte esterna del palo il capocannoniere dello Yeswork Sambo che ora verticalizza per Renier che prova a girarsi, Sherrud gli morde le caviglie, riparte, attenzione 3 contro 2, il 7 va dal 10 che sbaglia lo stop, recupera ancora una volta Bullo che innesca in avanti Marco Sambo, il 2 contro 2 dalla parte opposta, ottima chiusura di Fabio Di Mauro che ora sprinta via, attenzione al 9 che fa fuori secco anche il 14, gioca per Garofalo, la riguarda indietro, il 10 va dal 7, parte esterna della rete. Rivediamo quanto accaduto qui, bellissimo il dribbling di Fabio Di Mauro su Riccardo Marangon, allarga il gioco per Garofalo, contromovimento eseguito alla perfezione, si libera quel varco, il 10 preferisce andare dal 7 che col mancino non riesce a inquadrare lo specchio della porta, era andato in porta anche Marquezan che in ogni caso avrebbe potuto neutralizzare il tentativo di CR7, Cerudo ci riprova Marquezan, proprio lui citato poco fa, palla sul fondo. Ancora il 13, gioca corto per il capitano, Fabio Di Mauro riconquista, prova a guizzare via, fa fuori due uomini, poi gli frana addosso proprio Marquezan. Calcio di punizione per lo Yeswork Valley, secondo il direttore di gara, fallo di ostruzione, intanto batte subito il 16, penso poi il 6, Perini sul fondo, dormita generale del Rovigo qui. Perini, da angolo all'indietro, direzione penso, che pesca dalle retrovie Marquezan che prova la botta di poco a lato, buono squillo qui da parte del 13. Guaraldo cerca Chinaglia, l'anticipo di Marangone, FDM raccoglie, lo morde sulle caviglie proprio il 13 che poi non ci sta, fallo non secondo l'arbitro e poi la manata, attenzione bruttissimo gesto, il direttore di gara lì a due passi non lo ravvisa. Rivediamo, FDM pianta bene le gambe per terra, fallo netto e poi come se non bastasse la manata a ridosso della spalla sinistra di FDM che ora ha qualcosa da ridire col 13. Intanto anche le proteste con l'arbitro, sicuramente cose a cui non siamo avvezzi vedere FDM. Intanto proprio Marquezan che prova la conclusione, Fabio Di Mauro si immola all'indietro, Perini malissimo, rimessa in gioco per il Rovigo sulla tre quarti e c'è la sostituzione, fuori Fabio Di Mauro, dentro Eman Sherrud, nervosissimo FDM, sostituito ora da Gonzato, Sherrud dentro Chinaglia, palo vicino alla rete del 5-2, Nicola Chinaglia, Guaraldo dentro per il 17, il dribbling fa fuori mezza difesa, poi la conclusione a lato. Aveva fatto una giocata super il capitano degli ospiti, peccato per il tiro finale. Alessandro Sambo alza la sfera in avanti, direzione Zennaro che calcia, Pasello tocca! Incredibile, si rifugia in calcio d'angolo il portiere con la 1 del Rovigo. Rivediamo l'11 per l'8 che calcia con la parte esterna del piede destro e con la parte sinistra della testa invece. Mirko Pasello gli dice di no, uno degli artefici del successo del Rovigo fino ad ora. Sicuramente Mirko Pasello che ancora una volta sta facendo una prestazione super. Intanto Sherrud fa fuori secco Zennaro, attenzione 2 contro 1 con Sher che va dentro Chinaglia, para Bullo, ci riprova Chinaglia, la parata incredibile di Alessandro Sambo che prende prima la traversa e poi il palo della propria porta, ma riesce a impedire l'accesso del pallone in porta. Rivediamo qui, bellissimo il passaggio comunque di Sher, la parata miracolosa di Bullo e poi in rovesciata Chinaglia col tacco Alessandro Sambo. Cosa abbiamo appena visto? E lo Yeswork resta in partita, è ancora vivo nonostante
Il Rovigo sia sul più 2, ci riprova Reynier. Para Pasello, allontana Morello. Ora sta soffrendo il Rovigo quando mancano 4 minuti al termine di questa gara. Guaraldo, il numero di Scher che fa fuori secco Alessandro Sambo. Prova a far fuori anche Bullo che non ci sta. Aveva cercato di replicare il gol dell'andata. CR7 e Sherrud che ora tocca corto per il Pocio che calcia. Bullo para, la tiene lì e fa ripartire dalla parte opposta Sambo. Attenzione, si può accendere il 7 che calcia. Partita bellissima, palla sul fondo. Ora chiama il time out Mauro Gonzato perché non c'è un attimo di respiro. I suoi devono rifiatare e si riscende in campo nuovamente con Sherrud che cerca Garofalo che si divora clamorosamente la palla del game over. Portiere di movimento ora per lo Yeswork con Perini che gioca dentro per Alessandro Sambo, cerca il dribbling su Garofalo che non ci sta, è 2 contro 1 dalla parte opposta, attenzione al 10, serve per Sherrud che vuole tornare da Garofalo, para Perini, attenzione ancora Sher, calcia la parata di mano di Reynier e ora il direttore di gara estrae il cartellino rosso per il numero 10 dello Yeswork perché la sua opposizione ovviamente è irregolare. Rivediamo quanto accaduto, il destro di CR7 e Sherrud diventa portiere, questa volta però non di movimento Reynier, la onde per cui calcio di rigore per la squadra di Mister Gonzato quando siamo ormai al 32esimo minuto. Ayman, CR7 e Sherrud, rientra anche Fabio Di Mauro, parte Sher col destro, spiazza Bullo che va dalla parte opposta, il cuore di Sher, l'esultanza in direzione tribuna, 25 in stagione per il classe 2000 con la 7 sulle spalle, 20 in campionato. Rivediamo anche il nostro replay, bellissimo il rigore, palla da una parte, portiere dall'altra, e questo è il colpo del KO, è il colpo che manda il Rovigo probabilmente a giocarsi la stagione intera contro il Pernumia. Quando siamo al 33esimo, Bullo dentro Penso, da questi a Sambo, Pasello ancora una volta gli sbarra la porta in faccia e non c'è più tempo, finisce così 5-2 in favore dei ragazzi di Mister Gonzato che espugnano il palazzetto dello sport di Chioggia. Ora avranno il mindset direttamente a giovedì prossimo dove affronteranno il Pernumia, una partita di vitale importanza, la più importante. Vediamo anche la classifica, resta tutto invariato in attesa di quello che sarà il match dell'anno. Noi ora però andiamo alle interviste finali. E allora ragazzi, eccoci nel post partita di Yeswork Valley Rovigo, il punteggio finale 5-2 in favore degli ospiti, una bellissima partita ipotecata praticamente dopo i primi 10, 3 reti, quelle messe a segno da parte dei Merengues, prima l'aperta Garofalo sul tuo assist, poi sei riuscito a trovare tu il gol contro una delle tre squadre con cui non sei mai riuscito a trovare la rete nel girone d'andata, quindi una soddisfazione per te, e in seguito il gol sempre del numero 10 del Rovigo su assistenza magnifica di Ezechiel Morello, è sempre lì ad attaccare il secondo palo Raffa, però bella partita in generale di tutti. Sì, abbiamo giocato davvero bene, non era facile, in realtà siamo calati molto dopo, secondo me, i primi 15 minuti del primo tempo, abbiamo anche rischiato di pareggiarle, sarebbe stata un'altra partita. Ci è andata bene che abbiamo fatto il 4-2 e poi si è messa bene fortunatamente, però davvero complimenti a tutti, siamo riusciti a gestirla bene e davvero questa era una vittoria importantissima. Tre punti che vi proiettano direttamente alla settimana prossima nella sfida contro il Pernumia dove deciderete praticamente una stagione intera, sappiamo che siete secondi, dovete vincere, ce la farete secondo te? Per me se giochiamo come stasera ce la possiamo fare, in più abbiamo il vantaggio che siamo in casa, dobbiamo comportarci come abbiamo fatto oggi e stare concentrati perché in queste partite la testa è tutto. Felice per il gol, ho visto anche una reazione, un gesto d'esultanza più vero rispetto a quella di Lingard, un pugnetto insomma a simboleggiare la tua felicità a seguito di un gol che pensavi fosse difficile da quella posizione, raccontaci un po' la tua. Non era difficile come gol secondo me, però non so, ci ho creduto poco dopo che era partito il tiro, pensavo che non entrasse, la felicità era data dal non aspettarmi il gol. Ed infine possiamo dire comunque una partita in cui ti hanno massacrato fisicamente, ti ho visto anche un po' nervoso, non è da te, e quindi dici anche un po' quelli che sono stati i tuoi scontri in campo. Vabbè, sono stati scontri normalissimi, poi sì, ovviamente dà un po' fastidio, diciamo che se avessi come compagni di squadra gente che fa così andrebbe bene, appunto averli contro che sono fastidiosi, però niente, cose da campo, dopo mi ha chiesto scusa a fine partita, niente da dire. Hai rosicato un po' per la seconda rete che sarebbe forse potuta arrivare il secondo tempo, mi ricordo quell'apertura su Raffa, avresti rivoluto la sfera, eri praticamente solo, ha optato per Sher, poi dopo insomma è andata come è andata. Sì, ci ho capito la sua scelta perché inizialmente non me la poteva passare perché ero marcato, poi si è creato all'improvviso il varco perfetto, ero solissimo, però no, non mi ha visto ovviamente, già ci sta, però sì, era una chance molto molto palese, un peccato, l'importante è che alla fine l'abbiamo portata a casa comunque. Eh sì, noi comunque ragazzi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto, eh. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, la ragazzi. Sa.